Se c'è qualche cosa, poi ci pensa David Piazza a tagliare, a cucire. Con il suo estro, con il suo... O con le sue conoscenze tecniche che io non ho. Bene, Neanche... allora, dunque qui il brano comincia con un insegnamento di Rabat. Perché viene citato qui? Viene citato qui perché ad un certo punto si comincia a parlare di Batte Knesset, che era l'argomento generale delle digressioni che avevamo visto prima. Ecco, quindi per questo, anche se la prima parte non c'entra niente con il Beta Knesset, ma si tratta di consigli dati da Ravà ai suoi figli. Amar le Ravà livne, disse Ravà ai suoi figli, Kesheatem hotechin basar, al tahtechu al gav ayat. Quando tagliate la carne, non tagliatela sulla mano. Guardate, per mangiarla. Sì, per mangiarla, per cucinarla, cioè, quando si taglia la carne, non fatelo tenendo la carne in mano. Perché? Ica de amre mishum sakana, c'è chi dice che il motivo è il pericolo, sfugge il coltello, uno si taglia la mano, le dita, tutto quanto. Ica de amre mishum kilkul seuda, c'è chi dice per il danno del pasto, in che senso? Che magari uno non si taglia tanto. Ma un graffietto se lo fa e sulla carne c'è quel goccetto di sangue, la gente vede che uno si è tagliato anche se solo pochino, non ha voglia di mangiare quel pezzo lì. Ecco, per questo motivo. Ma sulla kashrut non influirebbe però, Ma qualcativo potrebbe. basta lavarlo, quel goccio di sangue. Magari non ce ne accorge. Poi proseguono le raccomandazioni di Ravà ai figli, Ve'al teshevu al mittat aramit, Ve'al ta'avru achorei beta kneset, Beshar she'atzibur mitvaledim. Non sedetevi sul letto di una aramea e non passate dietro al beta kneset nel momento in cui il pubblico prega. Dietro. Sì, vabbè, vuol dire passare senza entrare, in definitiva, cioè lasciarselo dietro. Bene, ma questa questione del letto dell'aramea è un po' misterioso e la Gemara lo analizza. Ve'al teshevu al mittat aramit, non sedetevi sul letto dell'aramea. Ikka de amre, la tignu bela keriat shema. C'è chi dice che il significato della frase è non addormentatevi senza aver detto lo Shema, perché è chiamato è sedersi sul letto dell'aramea, perché siccome bisogna dire lo Shema prima di andare a letto, quando ci si mette su un letto e non si dice lo Shema, è un modo di comportarsi da non ebrei e quindi è il letto dell'aramea, per questo è. Questa è una interpretazione. Ve'ika de amre de latin sevu ghiortà. C'è chi dice non sposate una ghioret. È vero che la ghioret è diventata ebrea, ma voi figli di un rav è meglio che sposiate una donna ebrea da sempre. È un fatto di immagine di, ecco, Ve'ika de amre aramit mamash, ma c'è chi dice anche che qui si parla proprio di una donna aramea, cioè non ebrea. Umishum maase de rav papa, e questo è a causa di un fatto accaduto a rav papa.
Cosa è accaduto a Rav Papa? De Rav Papa Azal le Gabbe Aramit. Rav Papa si è trovato ad andare in casa di una donna non ebrea, ozia l'omità, ha tirato fuori un letto, amerà lo chef, gli ha detto siediti. Cioè, come noi offriamo di sedersi sul divano, sulla poltrona, lì c'era un letto, una turca, un qualcosa del genere. Prego, accomodati. Amarla e ni yoshev ad shetagbihi et amita. Non mi siedo se non sollevi il letto. Cioè, se non mi fai vedere cosa c'è sotto. Igbia et amita umatzeu shanti nokmet. Hanno sollevato il letto e hanno trovato un bambino morto. Cioè, che cosa voleva fare questa donna? Incolparlo. Farlo sedere lì e poi dire: ecco, l'ebreo ha ucciso il bambino non ebreo e lo ha nascosto sotto il mio letto. La famosa accusa di omicidio rituale. Stiamo parlando di Rav Papa, siamo intorno al IV secolo dell'era volgare, c'era già l'accusa di omicidio rituale. Appunto, d'altra parte, loro gli omicidi rituali li facevano. Cioè le calunnie, parla delle calunnie. Esattamente, esattamente, quella che in ebraico si chiama Alilat Dam, la calunnia del sangue. Loro li facevano? I sacrifici umani, alcuni pagani sì. Ma ormai direi ai tempi di Rav Papa no, non più. Una domanda, non mi ricordo chi è l'autore del Rabbi di Bacherach, il Rabbi di Bacherach, è di Heine, dove appunto si parla di una cosa... Di un'accusa di omicidio rituale, sì. Sì, però quello col neonato buttato sotto, però quello è ambientato già nel XVIII secolo, appunto, come dice lei, c'è un lasso di tempo enorme. Esatto. Mikan, quindi, a causa di ciò che è avvenuto al Papa, Ameru Chachamim Asur Leshev Al Mitat Aramit. I Chachamim hanno detto è vietato sedersi sul letto di una aramea, di una non ebrea. Perché poi viene molto ampio, come direte, perché per dire, se uno si trova di passaggio in un albergo di proprietà di una aramea, finisce per ci si siede su quelle, per forza. Quindi prima deve controllare cosa c'è sotto. Qualcuno dice: ma se nell'albergo c'è un'immagine sacra, cosa fate? Immagine sacra, pensate a cosa c'è sotto al letto piuttosto. Ve'alta avua hore beta keneset beshaashe atzibur mitpalelim. Non passate dietro al beta keneset nel momento in cui il pubblico prega. Perché? Beh, il motivo è che è abbastanza chiaro, uno che passa, c'è il pubblico, c'è la gente che sta dicendo tefillà, uno passa da lì e non entra a dire tefillà, cosa vuol dire? Che non gliene importa niente della tefillà, dà l'impressione di essere uno a cui non interessa niente della tefillà. E quindi è un problema di marità, anche, certo. Perché lui potrebbe averla già fatta. Sicuramente. Però attenzione, adesso vediamo che cosa dice la Gemara, perché la Gemara è molto precisa. Messaie ale le rabbi Yehoshua ben Levi. Questo va in aiuto di ciò che ha detto rabbi Yehoshua ben Levi. De amar rabbi Yehoshua ben Levi, perché rabbi Yehoshua ben Levi ha detto: Asur lo le Adam sheyavor achore beta keneset beshaa sheatzibur mitvarim. È vietato passare dove c'è il Beta Knesset nel momento in cui la gente prega. Però attenzione, Amar Abaye
lo amaranth è la delecapitra harina. Un attimo, questo è stato detto solo nel caso in cui non ci sia un'altra porta, perché uno può dire, ah no, entra dall'altra porta nel Beta Knesset. Aval ikapitra harina let lamba, ma se c'è un'altra porta non c'è problema. Vela amaran è la deleka bekenishta harina, e non lo si dice se non nel caso in cui non ci sia un altro Bet Knesset. Aval ika bekenishta harina let lamba, ma se c'è un altro Bet Knesset non c'è problema. Vuol dire, io sta andando nell'altro. Sono passato davanti a mio genero, passa davanti a Via dei Gracchi e non ci entra, perché? Perché va da Ravigal, va bene? Passa davanti al Mario e non ci entra, va da Ravigal. Quindi vale se nella zona non c'è un altro. Se non c'è un altro Bet Knesset in cui uno può andare. Nelle vicinanze. Beh, dipende dal posto, ovviamente. Ricordiamoci che le città i paesotti, le cittadine dell'epoca erano decisamente più piccole delle metropoli di oggi. Qui il pensiero corre a quei Bet Knesset di Yerushalayim dove fanno tefillah a rotazione e quindi per tutta la mattinata è molto difficile non passarci dietro. Certo, esattamente. Un attimo, non solo. Vela amaran e la della daretuna vela rait vela manach tefillin. Aval ikahad meanach letlanba. Non solo, ma non è stato detto questo se non nel caso in cui uno non abbia un peso, un carico indosso, o che non sia di corsa, o che non abbia indosso i tefillin. Ma se ha una di queste cose, cioè si vede che sta portando un peso pesante, vuol dire che sta andando a lavorare, a fare qualche cosa di importante. Se uno sta correndo per qualcosa di importante. Se uno ha indosso i tefillin, certamente non è uno che non gliene importa niente della tefillah, quindi non è sospettabile. Ecco, bene. Ecco, quindi questa era Ravuna che aveva detto queste cose qui. Quindi il letto arameo, il tagliare la carne, il fatto di tagliare la carne, il letto arameo e il Bet Knesset. Quindi la conclusione. Let lamba. No, dice aval ikahad meanach, se c'è una di queste cose. Ah, ikahad meanach, let lamba. Sì, non abbiamo nulla in merito, non c'è nulla di male. Ecco. Quindi questi erano gli argomenti trattati da Ravuna. Questo brano successivo è in parte collegato. Cioè, collegato a uno degli argomenti trattati da Ravuna. Tania, è stato insegnato in una varietà. Amar Rabbi Akiva, Bishlosha devarim ohev ani et amadim. Disse Rabbi Akiva, in tre cose mi piacciono i Medi, il popolo dei Medi. Keshe chotechin et abasar en chotechin ela al gabe ashulchan. Quando tagliano la carne, la tagliano solo sopra il tavolo, volante non in mano. Ecco, da lì siamo sicuri. Keshe no shekin, quando si baciano, en no shekin e la al gavayad. Non si baciano se non il dorso della mano. Quando baciamano. Cioè non c'è da dubitare che uno abbia intenti di carattere sessuale, eccetera.
Se uno bacia per salutare, per rispetto... Oggi aggiungeremmo, non c'è problemi di igiene, non baciano sulla bocca, quindi non c'è esatto. Pasticci igienici. Esatto. Si baciano solo la mano. Urshe yoazin, en yoazin e la bassadele. Quando si consultano, non si consultano altro che in campagna. Cioè, anche i muri hanno orecchie. Quindi per questioni di delicatezza che nessuno ascolti, che è un buon comportamento. Amar Ravadabarava, disse Ravadabarava, mai che ra'a. Cioè su che cosa si basa questa cosa? Quale? Quest'ultima del discutere i propri affari dove nessuno può sentire. Vayishlach Yaakov, vaikra le Rachel ulelea hassade el zono. C'è in Bereshit quando Yaakov comunica alle mogli che ha deciso di tornare in Eretz Israel, ma Yaakov mandò a chiamare Rachel e Lea in campagna presso il suo gregge. Poteva aspettare di tornare a casa quella sera? No. Dobbiamo discutere di una cosa importante nostra, dove non ci sono orecchie indiscrete. È molto attuale, perché la campagna è il luogo dove è difficile che qualcuno abbia messo dei microfoni. Le cimici. Una sorprendente attualità. Sì, vero. Analogamente viene citata un'altra baraità, Tania, Amar Rabban Gamliel, Bishlosha Devarim o Evani et Aparsim. Rabban Gamliel dice: in tre cose io apprezzo i persiani. Hen Zenuin Ba'achilatan, sono pudichi nel loro mangiare, Utznoin Bevetakise, pudichi nei servizi igienici, Utznoin Bedavaracher, e pudichi in quell'altra cosa, cioè nei rapporti sessuali. Quindi da qui sembra che Rabban Gamliel dica che brava gente che sono i persiani. Vediamo poi se è vero. Esatto. Queste tre cose gli piacciono. Però cita subito un versetto di Yeshayahu. Zibbiti lim kuddashai, il verso prosegue, dam karati gibborai le appealize gravati, cioè io ho ordinato a coloro da me destinati, e prosegue il versetto, ha anche chiamato i miei prodi relativamente a coloro che godono della mia elevatezza, va bene. Qui si parla di un versetto in cui Yeshayahu dice che HaKadosh Baruch Hu ha dato ordine alle persone da lui destinate ad agire contro Israele, va bene. Il Midrash dice che questi Mekudashai, da me destinati, Tanera, Yosef, Elu Haparsim, si riferisce ai persiani perché sono chiamati miei destinati, a Mekudashin, Umezumanim, Legeinam, che sono destinati e già pronti per l'inferno. Quindi...
avranno anche tre buone qualità, però l'inferno se lo meritano lo stesso. E per questo motivo Zivviti Limkundashai ho perso un passaggio che, No, il versetto Anizza Zivviti Limkundashai, dice il Midrash, si riferisce ai persiani. Perché i persiani sono chiamati Mekundashai? Perché sono destinati all'inferno. Destinati? All'inferno. Mekundashai vuol dire... Destinati da me. Destinata. Ai predestinati, ecco. Ho dato ordine ai predestinati. Sì. Quelli sono i persiani. Ecco. Ma sono predestinati all'inferno. E quindi questo ribalta l'impressione di prima. L'impressione positiva che Rabban Gamliel avesse dei... guardasse con un occhio di riguardo in genere i persiani. No, sono tre cose che gli piacciono, ma solo quelle. E poi io non ho capito cos'è la... come si dice? La... Zinuin Bachirata. Cosa vuol dire Zinuin? Pudichi, morigerati, sì. La pudichi. Il pudore nel mangiare, voglio dire, non fanno delle abbuffate in pubblico, non so, esatto, non si abbuffano veramente. Non si abbuffano, no. Ecco, non sono... Come si vede oggi sui treni, prima di dire, sì, appunto, o sui pugni. Quando si mangia in casa, tranquilli, quello che è giusto. Ecco. Questa è l'usanza persiana. In sé lo devo, sì. Almeno lo era ai tempi della Gemara. Ok, adesso la Gemara ha finito tutti gli argomenti e tutte le digressioni possibili a proposito della prima parte della Mishnah, in cui avevamo detto che il termine ultimo per dire lo Shema della sera, secondo Rabbi Eliezer, era fino alla fine del primo turno di guardia della notte. Poi c'erano i Chachamim che dicevano fino a mezzanotte, questo non l'abbiamo analizzato, e Rabban Gamliel che diceva fino all'alba. Qui si prende ad analizzare l'ultima parte, Rabban Gamliel, Omer, Vechule. Rabban Gamliel dice eccetera. Quindi, come avevamo analizzato il perché Rabbi Eliezer diceva che lo Shema va detto fino alla prima, alla fine del primo turno di guardia della notte, che è l'ora entro cui la gente va a dormire, e quindi Beshoch Becha, quando ti corichi, vuol dire questo secondo lui. Adesso vediamo Rabban Gamliel che cosa dice. I Chachamim li analizza dopo o non è... E discutendo Rabban Gamliel si capisce la posizione dei Chachamim. Avevamo analizzato, studiando nella Mishnah, avevamo detto Rabban Gamliel di fatto sostiene che Beshoch Becha vuol dire tutto il tempo in cui uno è coricato, quindi tutta la notte fondamentalmente. Ma c'era sempre questa opinione dei Chachamim della mezzanotte che era da capire. Rabban Gamliel Omer Vechule, eccetera. Amar Rav Yehuda Amar Shemuel Alacha che Rabban Gamliel. Rav Yehuda a nome di Shemuel, si tratta di due maestri della Gemara, quindi successivi all'epoca della Mishnah, sono anche maestri piuttosto tardi, fissano che la halakha segue l'opinione di Rabban Gamliel. Lo Shema della sera può essere detto nell'arco di tutta la nottata fino all'alba. Vediamo una baraita interessante. Tania, è stato insegnato Rabbi Shimon ben Yochai, quindi siamo all'epoca della Mishnah. Omer dice Peamim Sheadam Kore Keriat Shema Shetefe Amim Balaila
Ahat kodem sheyari amuda shachar, ve ahat leachar sheyari amuda shachar, ve yotze baheni ed echovato ahat shel yom ve ahat shel laila. Ci può capitare, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, che uno dica lo Shema due volte di notte, una subito prima che sorga l'alba, una subito dopo che è sorta l'alba, quindi uno dietro l'altro, in definitiva, e esca così dall'obbligo sia di quella, della lettura dello Shema del giorno che della lettura dello Shema della notte. Carina, ah che simpatico, diciamo Bar Yochai. Può capitare che uno dica lo Shema due volte, una dietro l'altra. Unendoli, uno dietro l'altro. Uno è prima dell'alba, uno è subito dopo l'alba. Ed è uscito d'obbligo. È così uscito d'obbligo, sia per lo Shema della sera che per quello della mattina. È carino. È uno frettoloso. Perché Mara comincia a non capire. Hagu fakasha. Cioè, proprio queste stesse parole contengono una difficoltà. Amrat pe'amim she'adam kore k'riyat shema she'te pe'amim ba'laila. Hai detto, capita che uno dica lo Shema due volte di notte. Alma, le'achar she'yaleh amud ha'shachar le'yahu. Che vuol dire che anche dopo sorta l'alba è ancora notte, se no non avresti detto di notte. Ve'adarta ne'i yotze ba'em yedecho vato ahat shel yom ve'ahat shel laila. Alma yemamahu. Poi dice così, esce d'obbligo. Per due volte, una per quella del giorno e una per quella della notte. Allora è giorno o è notte, subito dopo l'alba? Se dici che lo dice di notte, vuol dire che non è ancora giorno. Allora come fa a uscire l'obbligo dello Shema del giorno? Se dici che esce d'obbligo per lo Shema del giorno, come mai dici che è di notte? Un torno nel conto. La, dice no, Leolam Leviaru. Di fatto, subito dopo l'alba è ancora notte. Veha de care le yom, de ika e nasce e caimebe a ishata. Il fatto che lo chiama giorno è perché c'è gente che si alza a quell'ora lì. Per iniziare la giornata. Per iniziare la giornata di lavoro. Potrebbe essere una facilitazione per loro. Esatto. Ma, voglio dire, capita anche a me, voglio dire, io mi alzo a una certa ora. Per prendere un treno? Anche normalmente. In determinate stagioni è ancora buio pesto. Però se è dopo l'alba, posso dire la tifilà del mattino, uscire d'obbligo. E magari, se non ho detto al vit e mi sono alzato che è ancora buio, posso dire due volte lo Shema. Due volte lo Shema ed è ancora notte perché è prima dell'alba. Quindi ci stiamo. Amar Rav Acha Bar Hanina, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi, Alacha che Rabbi Shimon Ben Yochai. Quindi Rav Acha Bar Hanina, a nome di Rabbi Yoshua Ben Levi, dice che Rabbi Shimon Bar Yochai ha ragione. Che è effettivamente così. E posso garantirvi che la halakha è effettivamente così. Però, attenzione, Ikka de matne le ha de Rav Acha Bar Hanina, aha de Tania, ma c'è chi insegna questo detto di Rav Acha Bar Hanina appoggiandolo a quello che è stato insegnato in un'altra baraita. Rabbi Shimon ben Yochai Omer Mishum Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Yochai a nome di Rabbi Akiva. Pe'amim shadam kore keriat shema shete pe'amim bayom achat kodem anetzachama ואחת לאחר הנץ החמה, ויוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה.
capita che uno dica due volte lo Shema di giorno, una prima del sorgere del sole. Attenzione, il sorgere del sole è dopo l'alba, eh? Una prima del sorgere del sole, una dopo il sorgere del sole, ed esce d'obbligo per due cose, una del giorno e una della notte. Il che vuol dire che anche dopo che è sorta l'alba, prima che venga fuori il sole, lui la considera ancora notte. Quindi questo va oltre quello che aveva detto Rabban Gamliel nella Mishnah, eh? Perché Rabban Gamliel aveva detto che quella della notte al massimo entro l'alba, non fino al sorgere del sole. Cioè lui lo considera ancora notte pur chiamandolo giorno. Pur chiamandolo giorno, cioè lo stesso gioco. Sì. A Gufa Kashia, infatti l'obiezione della Gemara, anche qui c'è una contraddizione nelle tue parole. Amrat peamim shadam koreke riat shemash te peamim bayom. Capita che uno dica lo Shema due volte nel giorno, quindi alma kode manezza hamai yemamau, prima del sorgere del sole lo chiami già giorno, veadartane yotzebemi ed echovato achacelion vechacellaina, alma neliau. E poi dici che con questo esce d'obbligo anche per quello della notte, e allora è notte. Com'è questo discorso? Leolami e Mamaru. No, intanto, comunque è giorno, dopo l'alba è comunque giorno, anche prima del sorgere del sole. Vehaide Karulelai Lelia, il fatto che l'abbia chiamata notte, De Ika e Nasce De Ganube Aishata, perché c'è gente che dorme ancora a quell'ora lì, cioè fino a che non sorge il sole veramente. Cioè, oggi noi abbiamo la sveglia, abbiamo il fatto che la luce arriva e uno si sveglia comunque, ci sono quelli che dormono anche dopo, lo vedremo. Però sono molti quelli che finché non fa luce non si alzano. E soprattutto quando non c'erano gli orologi e le sveglie, se uno non aveva il gallo che cantava prima dell'alba, non si alzava col buio. Attenzione, perché Rabbi Acha e Rabbi Hanina, a nome di Rabbi Yoshua ben Levi, dice una cosa interessante. Amar Rabbi Acha ben Rabbi Hanina, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha ke Rabbi Shimon sheamar mishum Rabbi Akiva. La Alacha segue l'opinione di Rabbi Shimon ben Yochai a nome di Rabbi Akiva, cioè che può capitare effettivamente che uno dica lo Shema prima del sorgere del sole e subito dopo il sorgere del sole, esce d'obbligo per la sera e per la mattina. Quindi c'è il tempo dall'alba al sorgere del sole che può giocare sia per il giorno che per la notte. Il risultato è questo. Ben costruito. Bene. Amara misera calma. Uvilvat ce lo yomara shkiveno. Ma attenzione che non dica Ashkivenu dopo il sorgere, dopo l'alba, perché lì non puoi dire facci coricare in pace che fra un minuto ti alzi e vai in ufficio. Non puoi dire Ashkivenu. Non solo, ma chi atara Yitzchak bar Yosef,
quando è arrivato, sottinteso da Israele in Babilonia, Rav Yitzchak Bar Yosef, Amar ha detto: Ha de rabbi acha be rabbi chanina amar rabbi Yoshua ben Beri, lav beferush itmar, e la michela la itmar. In realtà l'opinione di Rabbi Acha bar Rabbi Hanina a nome di Rabbi Yoshua ben Levi, cioè il fatto che abbiano detto che la Halacha segue l'opinione di Rabbi Shimon bar Yochai, non è stato detto espressamente, ma è stato detto indirettamente. Cioè non hanno detto è così, la Halacha è così, ma è avvenuto un episodio nel quale, dal quale si può capire questo, e cioè De Auzuga de Rabbanan, De Ishtakur Behilula di Vrei de Rabbi Yoshua ben Levi. Che c'era quella coppia di rabbini, i rabbini andavano sempre in coppia perché discutevano sempre fra di loro, e quindi sempre a due, quella coppia di rabbini che si erano ubriacati al matrimonio del figlio di Rabbi Yoshua ben Levi. Cosa è successo? Si sono addormentati, si sono svegliati dopo l'alba. Cosa vuol dire? Che non avevano detto Arvit. E non sapevano. Dopo l'alba la possiamo ancora considerare notte oppure è già giorno? E non c'è alternativa. A Tule Kamed e Rabbi Yoshua ben Levi sono andati da lui e gli hanno detto: senti, era così bello il matrimonio che non ci siamo addormentati, ci siamo svegliati solo adesso. Che famo? Amar che dai ura bishimon lismoch alav bishata dechak. Rabbi Shimon ben Yochai è abbastanza valido per potersi basare su di lui in caso di emergenza. Che non è un comportamento corretto, non è che posso dormire tutta la notte, alzarmi all'alba, dire due volte lo Shema e ho salvato capre e cavoli, no. Ma se è capitato un caso di emergenza che per una mitzvah, non ho detto lo Shema, al limite si può anche fare. Bene. Quindi comunque tutto questo che cosa ci dimostra? Che per tutti questi maestri è valida l'opinione di Rabban Gamliel, che si può dire fino all'alba, e non tengono nella minima considerazione l'opinione dei Chachamim, che di per sé sarebbero la maggioranza, che lo Shema della sera si debba dire entro la mezzanotte. Non solo, ma abbiamo visto nella Mishnah che i figli di Rabban Gamliel sono tornati da un banchetto dopo la mezzanotte e non sapevano se potevano dire o no lo Shema, e hanno chiesto al loro padre e lui ha detto finché non sorge l'alba, eccetera, eccetera. La Gemara adesso analizza questo episodio perché contiene delle stranezze. Ma se Sheba Ubanab Vehule Vedhashta la scemia leura della Rabban Gamliel, cioè ma fino a quel momento non avevano sentito mai che Rabban Gamliel, cioè il loro padre, diceva che si poteva dire fino all'alba? Non lo sapevano? Perché l'hanno chiesto. Lo sanno che cosa pensa il loro padre, perché glielo chiedono. Allora la Gemara spiega. Achikam Rele, in realtà gli hanno detto così: Rabbanan,
Lavach ויחיד ורבים הלכה כרבים, או דילמה רבנן כבטח סביר עליהו. Cioè, i חכמים sono di opinione diversa da te, e allora in questo caso, dove c'è un'opinione diversa tra un singolo e la maggioranza, la halakha segue la maggioranza? O magari i chachamim la pensano come te? E allora qui dobbiamo domandarci, e allora perché hanno detto fino a mezzanotte? E qui lo dicono. Ve'haide kamre ad chazot kedele arachika adam minavera. E allora hanno detto fino a mezzanotte solo per allontanare l'uomo dalla trasgressione, cioè per evitare che uno se la butti dietro le spalle? Ma quindi hanno chiesto al padre... Non gli hanno chiesto tu che cosa dici, lo sanno. Sappiamo quello che dici, ma non sappiamo... Ma non sappiamo se i Chachamim hanno un'opinione diversa da te... Che prevale sulla tua. Che quindi prevarrebbe perché sono la maggioranza, oppure la pensano come te, ma hanno fatto un... hanno deciso di essere più rigorosi per un qualche X motivo, cioè per allontanare l'uomo dalla trasgressione, che in questo caso noi non intendevamo trasgredire, e possiamo ancora dirlo. Questa era la domanda, cioè non è una domanda da ragazzini beoti, ma da figli di, da talmide chachamim, figli di un talmid chacham. Ecco. E allora lui, amar leu, rabbanan kevati sevira leu. I chachamim la pensano come me. Ve chayavim attem, quindi voi dovete dirlo shema. Vehai de camri ad chazot che dire anche kadam minavera. Il fatto che abbiano detto fino a mezzanotte è solo per allontanare l'uomo dalla trasgressione. Cioè, in sostanza, è giusta la seconda vostra ipotesi? Esatto. E avevamo visto nella Mishnah che Rabban Gamliel aveva portato degli altri argomenti. Infatti dice ve lo zobil vada meru. Non solo questo hanno detto i chachamim. E là eccetera, bensì eccetera. Vera bandandia domanda la Gemara. Mi kamar ad chazot de katane velo zo bilvada meru. Ha mai detto che si può dire fino a mezzanotte da portare delle prove a favore dei chachamim che anche in altre cose hanno detto fino a mezzanotte? Cioè, Rabban Gamliel che cosa ha citato? Ha citato altri casi in cui i chachamim hanno detto che la mitzvah è valida fino a mezzanotte. Perché le porta? Se lui avesse detto si può fino a mezzanotte, porta delle prove perché anche in altri punti i chachamim hanno detto fino a mezzanotte. Cosa le porta a fare? Risposta della Gemara. Achi kamar leu Rabban Gamliel livne. Rabban Gamliel ha detto così ai suoi figli. Affilu le rabbanan de camre ad chazot, perfino per i chachamim che hanno detto fino a mezzanotte per tutte queste altre mitzvot che vi ho elencato, mitzvata ad sheyale amud shachar, per tutte è valido fino all'alba. Veai de camre ad chazot che dire anche kadam, e anche in quegli altri casi hanno detto fino a mezzanotte solo per allontanare l'uomo dalla trasgressione. E questi sono i vari casi che lui cita. Il primo è Ekter Halavim Vevarim, la bruciatura dei grassi e delle membra, e poi cita Vechol Hanechalim de Yom Echad, tutto ciò che va mangiato entro un giorno, i sacrifici che vanno consumati entro un giorno. Ecco, sono tutti casi in cui i Chachamim hanno detto fino a mezzanotte, ma di fatto si può fino alla... Osserva la Gemara.
Quindi anche Achilat pesa, avviene il sacrificio pasquale. Quello lui non l'ha citato. La Gemara osserva proprio questo. Ve'ilu Achilat Pesachim la Katane. E il consumo del Korban Pesach non lo ha citato. Perché? Anche quello va mangiato entro un giorno. Perché non lo ha citato? Urmin. E poi oltretutto esistono delle Tosefot, una delle quali dice questo: Keriat Shema Arvit Ve'allel Berere Pesachim Va'achilat Pesach Mitzvatan Ad Sheyare Avuda Shachar. C'è una Tosefta che dice che lo Shema della sera, l'allel della sera di Pesach e la consumazione del sacrificio di Pesach sono validi fino all'alba. Allora Piero Shema è d'accordo con Rabban Gamliel, no? Ma perché allora Rabban Gamliel non cita il Korban Pesach? Amar Rav Yosef Lokasha. Cioè qui non c'è comunque nessuna difficoltà. Ha Rabbi Elazar ben Azaria, ha Rabbi Akiva. Un testo. La Mishnah segue l'opinione di Rabbi Akiva, la Tosefta segue quella di Rabbi Elazar ben Azaria, cioè Detania, perché è stato insegnato in una Braita a proposito del Korban Pesach. Rabbi Veachelue Tabassar Baraila Ze, mangeranno la carne del Korban Pesach in questa notte. Quindi c'è il limite entro la notte, va bene? Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Neemar Kan Baraila Ze, Veneemar Lehalan Veavarti Beres Mitzrayim Baraila Ze, Ma Lehalan Ad Chatzot Afkar Ad Chatzot. Rabbi Elazar ben Azaria dice, a proposito del Korban Pesach è scritto in questa notte, a proposito della morte dei primogeniti, Akadosh Baruch Hu dice, passerò nella terra d'Egitto in questa notte, ma a proposito della morte dei primogeniti, Akadosh Baruch Hu aveva detto, a mezzanotte sarebbe passato, così è stato. Quindi come il questa notte relativo alla morte dei primogeniti si riferisce alla mezzanotte, così questa notte riferito al Korban Pesach va inteso entro mezzanotte. L'opinione quindi in questo la Mishnah segue Rabbi Elazar ben Azaria. Perché? Perché Rabban Gamliel non ha citato il Korban Pesach fino al mattino. Invece, amarle Rabbi Akiva, gli ha detto Rabbi Akiva, no. Valo che var nemar bechippazon, ad sheat chippazon. Eppure, dice, a proposito del Korban Pesach, è scritto che va mangiato bechippazon, con premura, e cioè fino all'ora in cui dovevano aver premura, cioè il momento dell'uscita dall'Egitto. È lì che avevano premura. E quando è che sono usciti? Di giorno, non di notte. Quindi deve essere, il tempo è valido fino all'alba, fino al Sheat Chippazon. E allora, obiezione,
Imken matal mudlomar ballaila. E allora che cosa significa ballaila se ormai la notte è passata? Ragionamento alachico per assurdo, ma fino a un certo punto. Vuol dire questo, diceva Rabbi Akiva. Yahol yehene echal ke kodashim bayom. Possiamo pensare che il Korban Pesach possa essere mangiato come tutti gli altri sacrifici di un certo livello di santità di giorno? Talmud lomar ballaila. Ballaila un echal velo bayom. No, il testo dice espressamente balaila per dire che va mangiato di notte e non di giorno, semplicemente. Questo è il motivo per cui dice balaila, ma per quanto riguarda l'orario c'è scritto bechipazon, quindi è valido fino al mattino. Un attimo, osserva la Gemara, bishlama. Le rabbi Elazar ben Azaria dei Tlegezer Hashavah itzterich le michtav le azze. E la rabbi Akiva ai azze, Maria Vitle. Allora, se noi seguiamo l'opinione di rabbi Elazar ben Azaria, che utilizza il sistema della Gezer Hashavah, cioè dei termini identici, a proposito del sacrificio di Pesach c'è scritto Balaila Azeh, a proposito della morte dei primogeniti c'è scritto Balaila Azeh, l'orario è lo stesso. Questa è la Gezer Hashavah. E allora la parola Azeh è fondamentale, perché è quella che mi dà l'identità dell'espressione, Balaila Azeh. Ma se seguiamo l'opinione di Rabbi Akiva, l'espressione Balaila vuole escludere il fatto di poterlo mangiare di giorno, non c'è bisogno di scrivere Azek, perché la Torah lo scrive? Cioè, che cosa se ne fa di fatto Rabbi Akiva dell'espressione Azek? Questa. Risposta della Gemara. Le ma'otte laila acher udeata. Questo viene ad escludere un'altra notte, cioè deve essere mangiato nella notte tra il 14 e il 15 di Nissan, e non in un'altra notte. Domanda che sembra stupida. Perché sembrerebbe, nessuno avrebbe in mente di mangiare un'altra notte. Esatto, perché mai uno dovrebbe pensare di mangiarlo in un'altra notte? La Gemara ce lo dice. Salka da tachamina o il ufesach kodashim kalim ushlamim kodashim kalim ma shelamim ne'echalim lishne yamim velaila echad af pesach ne'echal shetelelot bimkom shene yamim ve'yene'echal lishne lelot ve'yom echad. Cioè, potremmo pensare così. Il Korban Pesach è un sacrificio di sacralità inferiore. Il sacrificio di Shelamim, di gioia, è un sacrificio di santità inferiore. Qual è la regola relativa a Shelamim? Il sacrificio di Shelamim si può mangiare in due giorni e la notte che ci sta in mezzo, cioè viene offerto oggi, c'è tempo per mangiarlo tutt'oggi, tutta la notte, tutto domani. Allora, se il Korban Pesach è un sacrificio della stessa qualità, siccome c'è scritto Balaila, lo posso mangiare questa notte, il giorno in mezzo e la notte successiva. Per parità di durata di tempo. Potrei pensare così. Kamash Balan, l'espressione Azeh questa notte, viene ad escludere la notte successiva. E Rabbi Akiva
te l'ha aggiustata. Cioè, lui dice che il sacrificio di Shelamim consente il ponte. Esattamente. Allora dice, si potrebbe pensare di fare un ponte, sia pure però a termini invertiti. A termini invertiti per il Corban Pesach. Ma Balai la Hazè. Kamash Malan, Balai la Hazè, Balai la Hazè un Echal, e non Echal, Balai la Hazè. Deve essere mangiato questa notte e non un'altra. Ok, allora Rabbi Akiva ha spiegato perché lui utilizza Hazè. Ok, e a questo punto l'altro, Rabbi Elazar ben Azariah, da dove ricava questa regola che non si possa mangiare il Corban Pesach in un'altra notte? Perché se bisogna insegnare questa regola, non puoi utilizzare la stessa espressione che utilizzi per insegnare un'altra cosa, mi devi trovare qualche altro testo. Le Rabbi Elazar ben Azariah, mi loto tiro ad boker nafka. Che bisogno c'è di fare questo ragionamento assurdo che ha fatto Rabbi Akiva? A proposito del Corban Pesach, è detto espressamente non ne farete avanzare fino al mattino. Quindi già questo esclude un'altra notte. Automaticamente. Ah. E allora Rabbi Akiva, come utilizza questo loto tirum in meno ad boker? Non ne farete alzare fino al mattino. Rabbi Akiva? In mehatam, avamina mai boker, boker sheni. Non c'è nessun problema. Visto che parliamo dell'ipotesi che si possa mangiare per due notti, fino al mattino significa fino al mattino dopo la seconda notte. È molto semplice. E chi mi dice che debba essere la prima? Può essere la seconda. Che cosa risponde Rabbi Elazar ben Azariah? Rabbi Elazar? Amarla col boker, boker rishon. Se dice fino al mattino, si intende il primo mattino utile, se no lo direbbe espressamente fino al secondo mattino. Ma se dice fino al mattino, il primo mattino che capita è il mattino. Vai a strologare. Quindi abbiamo due opinioni che non si incontrano in nessun punto. Rabbi Elazar ben Azariah, che spiega utilizzando una Gezerah Shavah, Rabbi Akiva che fa tutto un altro ragionamento, perché non utilizza la Gezerah Shavah, perché fa tutto un altro discorso utilizzando altri testi. Benissimo. Osserva la Gemara, Vehana e Tanae, Kehan e Tanae. Dice, questi due Tanaim, Rabbi Elazar ben Azariah e Rabbi Akiva, seguono esattamente la stessa linea di questi altri due Tanaim, de Tania, come è stato insegnato in una baraita. Sham tisbach et pesach ba'erev kevo ha-shemesh mo'ed tzetecha mi mitzrayim. La Torah dice lì, cioè nel Mishkan, sacrificherai il Corban Pesach alla sera appena tramonta il sole nella ricorrenza della tua uscita dall'Egitto. Rabbi Eliezer, Omer, Baire Batazoveach, Uchevoa Shemesh Ataochel, Umoed Zetecha Mimizai Matasoref. Rabbi Eliezer dice, alla sera si sacrifica, appena tramontato il sole si mangia, e al momento dell'uscita dall'Egitto, cioè al mattino, si brucia il resto. Ok? E questa è esattamente la posizione di Rabbi Elazar ben Azariah, no?
Rabbi Yehoshua Omer, Ba'erev ata zoveach, alla sera si sacrifica, e fin qui ci siamo. Kevo Hashem shata ochel, appena tramonta il sole, mangi, e fin qui ci siamo ancora. Ve'ad matai ata ochel ve'olech, e fino a quando continui a mangiare, ad moed tzetecha mimitzrayim, fino al momento del tuo uscire dall'Egitto, cioè fino al mattino e non fino a mezzanotte, come diceva in Rabbi Akiva. Un attimo, perché qui dobbiamo chiarire un po' gli orari. Amar Rabbi Abba, disse Rabbi Abba, a Kol Modim che Shenigalu Israel Mimitzrayim lo nigalu e la Ba'erev. Quando tutti sono d'accordo che quando gli ebrei sono stati salvati dall'Egitto, sono stati salvati alla sera. Shenemar, come è detto, Otziacha Hashem Elohecha Mimitzrayim Laila, il Signore ti ha fatto, tuo Dio ti ha fatto uscire dall'Egitto di notte, Urshe Yazeu, ma quando sono effettivamente usciti, Lo Yazeu e la Bayom Shenemar, Mimahorat a Pesach Yazeu bene Israel Biadrama. Sono usciti di giorno, come è detto, all'indomani del Korban Pesach, i figli di Israel sono usciti a mano alta. Quindi fin qui tutti sono d'accordo. Al Manechleku, su che cosa c'è la divergenza di opinioni tra Rabbi Eliezer e Rabbi Yehoshua? Al Sheat Chipazon, anzi tra Rabbi Elazar ben Azaria e Rabbi Akiva in realtà, al Sheat Chipazon, qual è l'ora della premura? Rabbi Elazar ben Azaria savar mai Chipazon, Chipazon de Mitzrayim. Rabbi Elazar ben Azaria pensava la premura era la pressione che gli hanno fatto gli egiziani perché se ne andassero, questa è stata di sera. Rabbi Akiva savar mai chipazon chipazon di Israel. Rabbi Akiva diceva la premura è quella dell'andarsene via, e questo è avvenuto di mattina. Ecco perché ognuno dice un'altra ora. Tutti sono d'accordo che si può mangiare fino all'ora del chipazon. Ma la divergenza, ma la divergenza è che di che chipazon si parla. Tania Nameachi, c'è anche una varietà che lo sostiene. Oziacha Hashem Elokicha Mimitzrayim Laila, il versetto che abbiamo visto, il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire dall'Egitto di notte, Vechiba Laila Yazeu, perché sono usciti di notte, la loro Yazeu e la Bayom, sono usciti di giorno, Shenemar, Mimahorat a Pesach Yazeu, Bene Israel, Beyad Rama, all'indomani del Korban Pesach sono usciti i figli di Israel con mano alta, quindi di giorno. E là, allora perché dice Laila? Melammed shitchila la'em geula mibarerev, questo ci insegna che la redenzione è cominciata alla sera. Anche se poi in concreto sono in usciti. In concreto sono usciti di giorno, la redenzione è cominciata. Erano già liberi, la sera erano già liberi. Esattamente. Anche se non. Grazie.